Ciao a tutti, ciao amici conversanti e benvenuti in questo nuovo video. Io sono Sofia e questo qua è il mio canale chiamato Sophie's Wonderland. Allora, oggi video di ACPC, che è Animal Crossing Park Camp. E innanzitutto mi vorrei un pochino scusare perché sono 4 giorni che non carico più video, quindi veramente a volte sono impegnata, a volte non ho idee per i nuovi video, quindi veramente scusatemi. Allora, oggi vedremo le 5 cose da fare ogni giorno per non annoiarsi su Animal Crossing Pocket Camp. Iniziamo! Allora, la prima cosa da fare ogni volta, allora, adesso siamo sotto l'evento di Pasqua, ancora non è finito, quindi vi consiglio sempre di andare nel vostro giardino e se avete specie rare di prenderle, oppure condividerle con altri amici. Poi, regola numero 2. Parlare con i vostri campeggiatori, infatti quando vi fermerete ogni volta che vi, insomma, smettete di camminare, ci sarà scritto che ci sono degli abitanti che vogliono parlare con voi. Io prendo sempre il mio Scott, lui è bellissimo. Dai, 500 stelline, Scott, potevi darmene anche un po' di più, scusa. Vabbè, poi guardare sempre il vostro fermo posta perché ci possono essere sempre cose di più. Poi altra cosa, andare sempre da Tino al fattorino. Io, secondo me, Tino al fattorino è la cosa più bella di tutto il gioco, perché Tino al fattorino fai così, così, salta richiesta, fai così, cioè puoi servire gli animaletti quanto vuoi, è bellissimo. Quindi non mi ricordo più prima cosa, sì. Quindi terza cosa è proprio quella di andare sempre da Tino al fattorino. Poi quarta cosa, commissionare oppure riprendere le cose da Gulliver è il marinaio che devi sempre metterci. Allora, io ho scelto proprio l'isola Raimondo & Co. perché io voglio la coppia Scott e Raimondo come se non ci fosse un domani. Io mando via quella schifezza. No, dai, poverina. Io mando via Katie e poi faccio rivenire Raimondo, che è 100 volte più bello. Allora, io voglio la mappa di Raimondo. Qual è? Può essere questa. Dai, ti prego. Va bene, quindi no. Io finché non trovo la mappa di Raimondo, io basta. Non è giusto. Cioè, qual è la mappa di Raimondo? Ecco, è questa. Ecco. Perfetto. Io commissiono questo. No. Facciamo questo. No, facciamo questo. Ole. Facciamo tutto partire. Ciao capitano. Poi quinta cosa. C'è la batteria scarica. Quinta cosa è andare nelle altre, tra virgolette, isole sempre della vostra mappa per parlare con gli animali, no? Oppure prendere scorte, servire. Lei è Giulia, perché c'ha la J, vabbè. Allora, salve, anche io vorrei una vita libera e armoniosa come il corso del fiume. A chi lo dici? Raccontami qualcosa. È solo una mia opinione, ma penso che la moda primaverile sia di gran lunga la migliore. Mi stanco di indossare capponi... cappotti e maglioni già prima della fine dell'inverno. Voglio cambiare. Ma poverina. Cioè, avete visto l'espressione che ho fatto? È ora di fare largo alle gonne, ai fiori e ai prendisole. È vero, c'hai ragione, Giulia.
Prendiamo già un pochino di frutta, perché poi me lo chiedono sempre. La frutta è veramente la cosa che mi chiedono di più in assoluto gli abitanti. Poi vabbè, mi chiedono anche i pesci e robe, cose. Mi chiedono anche le conchiglie, mi chiedono anche... Ok, io... No, ho recuperato il sacchetto smarrito che mi aveva... mi aveva detto di prendere Diana 500.000 giorni fa e che io mi sono rifiutata di farlo. No dai, scherzo. E gli ho detto sì, ti aiuto, e poi non l'ho più aiutata, poveraccia. Oh che bello, girino. Ma è un vermello, sembra. Andiamo a pescare. Ok. Poi, altra cosa, andare, altra cosa, poi, no, che cosa vuol dire il gioco? Ah, giusto, perché ho cominciato. Poi, altra cosa, vi consiglio sempre di andare dall'Accademia delle Belle Case, cioè qua, che ti aiutano praticamente a migliorare le cose, cioè, a migliorare le case, comunque. Facciamo questi due, da. No, comunque bellissima la collezione Sanrio 2021, la collezione Sanrio Charters 2021, bellissima. Allora, vediamo un po' che cosa possiamo mettere. Qua ci dice Lolli si chiama. Allora, io direi di metterci questo. Bello, bello, cioè, guardate se non ci sta bene. Ok, questo è perfetto. Beh, mettiamo questo, che se ne frega. Ok. Perfetto, adesso vediamo un po' che voto mi danno. No. No, è insufficiente. Pure era facile. Ok, adesso facciamo questa. Casimira, Ted e Rosa. Oh, che bello, che bello. Allora, questo fa parte della serie arredi che praticamente devi azzeccarli senza che i personaggi ti chiedano aiuto. Cioè, tipo, questa cerbiatta qua non mi dice niente. Allora, quindi dovrei... Allora, a quanto intuisco, dovrebbe essere una sedia uguale a quella di là. Quindi in teoria sarebbe facilissimo, quindi... Però io non ce l'ho ed è l'unico problema. Questo. Poi potrei metterci dolci tipo viola pastello, rosa pastello, oppure questo qua, tipo porta gelato, melone, no, metto questo. Dai, spero tanto che la BC mi dia un bel voto, anche perché non ci sta totalmente male. Ah, dai, non è male questa votazione che mi hanno dato. Ok. Perfetto. Oh, dai, raga, facciamo l'ultima. No, dai, lo faccio dopo, raga. Lo faccio dopo. Ok, adesso mi mostro l'ultima cosa. Allora, l'ultima cosa è... Adesso torniamo al nostro bel campeggio. Allora, l'ultima cosa è praticamente arredare il nostro campeggio. Già. Adesso andiamo a arreda. Andiamo. Dai, finiamo, per favore. Oh, sì, va bene, Diana. No, stai sì più attenta. Lo faccio in modo più dispregiativo. Getto recuperato, sì. 1500. Ok, allora. Ancora questa... questo caricamento. Dove? Ok, comunque io intendevo con, schiacciamo arreda. E arrediamo il nostro campeggio.
oppure miglioriamolo, modifichiamolo, perché comunque Pocket Camp è un gioco comunque molto creativo. Ad esempio, facciamo così, questo qua non mi piace. Allora, mettiamo arredi, ad esempio, possiamo mettere questo. Poi ovviamente li devo posizionare meglio, questo non so dove potrei metterlo. Allora, il ponticello di Kerokeroppi, non so, cioè lo metto, ma non so dove metterlo. Forse potrei metterlo qua, perché c'è anche, ci sono anche tutte le cose di Hello Kitty, tipo questo qua, la pianticella di Hello Kitty e i regalini di Pociacco, e poi anche questo qua, ponticello di Kerokeroppi. Kerokeroppi. Ok. Comunque, ragazzi, il video di oggi sulle cose da fare ogni giorno su Animal Crossing Pocket Camp finisce qui. Spero tanto che vi sia piaciuto. Un bacio, un abbraccio, ciao!